Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera e benvenuti cari amici di Teleprima al solito appuntamento che ritorna ogni sabato sera alle 21.30 con Obiettivo Caserta. Ricordo anche le repliche nella giornata di domani alle ore 9 e alle ore 15. Un ospite d'eccezione che ritorna nei nostri studi in mia compagnia, negli studi di Teleprima, il sindaco di Caserta, Carlo Marino. Ben ritrovato! Salve a tutti e buonasera a tutti. Ci è mancato, sindaco, anche se ci siamo visti poi in questo periodo. Sì, quindi sì, sì. Con piacere vengo a Teleprima e poi è un'occasione per raccontare e narrare un po' di cose ai casertani. Assolutamente, anche perché ovviamente i nostri cittadini sono veramente vogliosi di sapere tutto ciò che succede in città, tutti i cambiamenti, tutti i progetti. Infatti ovviamente approfitto anche per ricordarvi che ci potete scrivere le vostre domande via mail anche sui nostri social e ovviamente poi le sottoporremo all'attenzione del sindaco ogni sabato. Sindaco, iniziamo in ordine cronologico poiché è stata una settimana ricca di eventi, ma soprattutto c'è stato un incontro importante a Montecitorio con oltre 600 sindaci alla seduta comune promossa dall'ANCI, quindi un'opportunità importante anche per la città di Caserta che ovviamente l'ha vista protagonista. No, intanto ormai sta diventando una buona consuetudine annuale quello che i sindaci delle città incontrano le istituzioni a Montecitorio, alla Camera dei Deputati, incontrano il Presidente del Consiglio, al di là dell'appartenenza politica, incontrano il Presidente della Camera dei Deputati, incontrano le istituzioni nazionali. Il tema, e lo fa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, che rappresenta tutti i comuni italiani. Questa cosa straordinaria, perché il tema era quello dei beni comuni, Caserta ne è protagonista perché questa amministrazione ha approvato nel 2017 un regolamento dei beni comuni che permette oggi già due importanti aree come quella di Villa Giaquinta e quella dei Campi Nike di essere gestite da associazioni, da movimenti civici, da comitati di quartiere che costruiscono una proposta comune in cui si riqualifica, si rivitalizza ma si fanno anche attività sociali. Lo si fa con i giovani così come lo si fa per gli anziani. Noi abbiamo portato la nostra esperienza, la nostra occasione di costruire una città e una comunità. Ecco, si è parlato di beni comuni, ma soprattutto c'è stato uno slogan che mi è piaciuto particolarmente: i comuni vanno ascoltati, quindi ancora una volta una sinergia importante. Ma è l'elemento fondamentale, cioè chi sta sul territorio e il front office rispetto alle problematiche del territorio, delle esigenze dei nostri cittadini, delle nostre comunità, delle esigenze sociali, di quelle economiche, quelle di sviluppo, di quelle ambientali, di tutte quelle politiche e di tutte quelle necessità che giornalmente i cittadini hanno necessità di avere risposte. Io quando parlo con un parlamentare nazionale, al di là dell'appartenenza politica, comprendo dopo 5 minuti se è stato un amministratore che pubblico in sede l'assessore, si è fatto il sindaco, il consigliere comunale o l'assessore, ma ha avuto competenza in un comune o se invece è stato sempre sullo scranno parlamentare. C'è una conoscenza parziale sul tavolo romano rispetto a quelle che sono poi le necessità della nostra gente e questo lo possiamo fare soltanto costruendolo dal basso, partendo dalle parrocchie, partendo dai comitati di quartieri. Noi dobbiamo iniziare a fare politiche di inclusione decisionali. Non basta più semplicemente essere eletti, bisogna decidere insieme ai territori come si costruiscono poi delle iniziative.
Ecco, Sindaco, prima di addentrarci un po' anche sulle domande dei cittadini, tra i vari temi che si è parlato proprio a Montecitorio, l'infrastruttura, ma anche il tema dell'autonomia differenziata. Quindi ho letto un post sulla sua pagina dove, diciamo, prendeva positivamente l'idea dell'autonomia differenziata della Campania. Quindi giusto qual è il suo pensiero al riguardo? Intanto è un post provocatorio. Io credo fermamente a un paese unito, lo dice la Carta Costituzionale, lo dicono gli italiani, lo dice la comunità italiana, lo dice il nostro inno, lo dice la nostra bandiera. E lo dice soprattutto la costruzione di un modello che, se in Europa vogliamo contare fortemente rispetto alle politiche di sviluppo della nostra terra, dobbiamo essere uniti. Creare già all'interno del paese una differenziazione non porterebbe sviluppo al paese, all'Italia. Ecco perché, se c'è una politica differenziata, la Campania ci vuole essere. Noi vogliamo essere insieme al Veneto, vogliamo essere insieme all'Emilia Romagna, vogliamo essere insieme alla Lombardia, a fare processi comuni dove non si crea soltanto un asse nord-sud. E su questo mi permetterà 10 secondi di politica. Io sono lontanissimo anche da chi ritiene che dal nostro territorio la Lega possa fare del bene per la nostra terra. La Lega nasce per essere contro il Mezzogiorno, per fare delle politiche contro il Sud, per creare sviluppo e competitività al Nord, per creare economia al Nord. Noi dobbiamo essere lì assistiti e indeboliti sempre di più, e il Nord deve essere quello sempre più forte. Questa è la filosofia della Lega. Noi invece dobbiamo mettere in campo delle politiche integrative, inclusive, dove il Nord può diventare forte se il Sud diventa forte, se siamo un paese unito e se costruiamo, e il paese Italia può essere forte se c'è un Sud che non soltanto viene aiutato nelle fasce più deboli, ma viene aiutato anche nelle infrastrutture, nei servizi, nella qualità dei servizi, nella vivibilità, nell'accettazione di un'economia e soprattutto che si creano le condizioni di lavoro per i nostri giovani. Noi non dobbiamo creare emigrazione, noi dobbiamo creare sviluppo economico. Per fare questo ci vuole lavoro. Lavoro per i giovani, e le politiche sicuramente nazionali in questo momento vanno soltanto per dare un po' di contentini necessari ai più deboli, ma che non creano un'occasione di lavoro per le future generazioni. Assolutamente, Sindaco, l'abbiamo detto più volte, soprattutto far sì che la nostra terra, la nostra città nello specifico, sia sempre più attrattiva, lo stesso per i giovani che molto spesso sono, tra virgolette, costretti o almeno invogliati ad andare fuori, non solo all'estero ma anche al nord Italia, proprio per cercare lavoro, per cercare stimoli diversi. Assolutamente sì. Benissimo, un altro argomento abbastanza chiacchierato dai cittadini casertani è quello che riguarda i rifiuti. Infatti è la faccia del nostro primo cittadino, dice tutto. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Era stato indetto uno sciopero della Ecocar per il 23 febbraio, poi revocato, anche se ovviamente la posizione del comune di Caserta e della città di Caserta è stata sempre abbastanza chiara, infatti l'ha tenuto a precisare anche lei più volte, visto che appunto c'è una differenziazione ovviamente azienda, dipendenti e città. Quindi facciamo un po' il punto della situazione. Lo sciopero è sicuramente un'interlocuzione in questo momento difficile, complessa, tra l'azienda e i dipendenti. Naturalmente il comune di Caserta tende a tutelare i dipendenti nella loro interezza, ma tende a tutelare soprattutto il servizio pubblico per i cittadini, che va al contempo equiparato a quelle che poi sono le esigenze dei lavoratori. Mettere insieme una città pulita, una città decorosa, una città che migliora la sua differenziata, e insieme i diritti dei lavoratori. Questo è l'elemento fondamentale. Devo dire la verità, io ho visto negli ultimi anni un miglioramento notevole del lavoro e della passione che mettono tanti operatori nella nostra città. Dobbiamo aiutarli con una differenziata maggiore, con un miglioramento, con evitare queste discariche abusive e segnalare. Ricordo a me stesso che sul sito del Comune di Caserta si può trovare un'app da scaricare e segnalare in modo anonimo chiunque scarichi rifiuti di qualunque genere senza rispettare le regole, da chi non rispetta la differenziata a di chi addirittura crea discariche abusive. Noi dobbiamo combattere il malaffare intorno alle politiche dell'ambiente e invece aiutare, accompagnare una politica di città che diventa sempre più sostenibile ambientalmente.
Assolutamente, infatti continuano anche i controlli, i sequestri sulla gestione illecita dei rifiuti, ovviamente tutte le segnalazioni degli stessi cittadini, così come anche le bonifiche delle strade, abbiamo visto in settimana anche quella tra Castelmorrone e Caserta Vecchia, quindi si continua. Stiamo facendo bonifiche su discariche che abbiamo individuato come rifiuti di qualunque genere che non rispettano le regole. C'è stato un action day alcuni giorni fa in cui un interforze sul territorio abbiamo colpito sia aziende che non rispettavano le regole ma anche chi scaricava abusivamente. Stiamo mettendo telecamere ESCA, abbiamo 4 telecamere ESCA, cioè che mettiamo in modo nascosto sulla città e stiamo beccando gente, sequestrando automezzi, sequestrando auto. Stiamo attenti, state attenti anche voi delinquenti perché vi becchiamo e naturalmente invece tutti quanti noi aiutiamo l'amministrazione a segnalare in tutte le forme, in tutti i modi. Ripeto, c'è quest'app che ci mette in condizione di tenere pulita la nostra città. Assolutamente, passiamo anche alle notizie piacevoli per la nostra città. Ovviamente Caserta infatti è stata inserita nella rete delle città della fraternità, un'altra notizia importante di questa settimana che verrà intitolato un largo a Don Di Lella. Beh, questa è una notizia per me straordinaria, quest'ultima. Diciamo, una città si costruisce intanto anche per i suoi ricordi, le sue persone, le sue belle persone che hanno costruito un modello sociale forte. Don Di Lella è stato per noi tutti una guida non solo spirituale ma sociale, aveva un pensiero positivo per tutti. Individuare un largo, quello slargo proprio di fronte alla chiesa dove lui aveva iniziato il suo operato, la chiesa del Buon Pastore, oggi ha la guida anche un altro grande parroco che è Don Antonello Giannotti, anche quella quindi ha sempre una valenza sociale molto forte, e individuare lo spazio che è antistante la chiesa con il largo Don Di Lella è soprattutto ricordare che attraverso le parrocchie si crea socialità, si crea umanità, e se ci sono uomini o donne che costruiscono un'occasione di ricordo in termini positivi non li dobbiamo dimenticare. A questo naturalmente sulle politiche della fratellanza, sulle politiche dell'accoglienza e sulle politiche dell'inclusione, Caserta è entrata nella rete nazionale delle città della fratellanza e abbiamo, con un'iniziativa che facciamo con la città di Santa Maria Capovedere, che già prima di noi ha iniziato questo lavoro, continuiamo in una rete nazionale a costituire modelli sociali sempre più forti. Noi dobbiamo stare vicino, io l'ho sempre detto dal mio primo giorno di sindaco, si parte sì per i servizi, si parte sì per la qualità della vita, la vivibilità, le occasioni di sviluppo che dobbiamo dare alla città, ma si parte innanzitutto dai più deboli, dai più disagiati, dai poveri, dalle politiche sociali, dalle famiglie che hanno all'interno amici o amiche con, o cari con la disabilità. Noi dobbiamo, come amministrazione, rispetto a quello che la legge e la norma ci dà la possibilità di fare, di stare vicino ai più deboli. Questa è l'occasione per costruire l'umanità, per costruire un'identità e costruire anche una comunità. La comunità si rispecchia se siamo, non se facciamo la battaglia a chi è più forte, perché ci sarà sempre un forte che è più forte di noi. La battaglia la dobbiamo fare invece se il forte aiuta il debole, così insieme da costruire una città più autorevole. Sindaco, ho letto un'altra notizia che mi ha fatto veramente molto piacere, infatti è partito il primo lotto per la riqualificazione del canile. Ho letto anche tantissimi complimenti da parte dei cittadini, perché c'è veramente un movimento ampio al riguardo. Noi su questo aspetto siamo una delle città, se non la città principe, sicuramente in provincia di Caserta, ma anche una di quelle più avanti in Regione Campania. Abbiamo un canile municipale che, grazie anche al contributo che danno le associazioni, devo dire la verità, ci danno una mano fortissima, riusciamo insieme, in sinergia, a offrire non soltanto risposte alle esigenze del canile per le necessità della nostra città, ma diamo risposte anche a quelli della provincia e di altri comuni limitrofi. Riqualifichiamo già un'opera molto importante, è un'opera che forse molti casertani non conoscono, ma che invece dà occasioni, servizi e soprattutto tutela, non soltanto una tutela
agli animali, ma lo tutela anche la sanità pubblica, perché se fate caso nella nostra città non ci sono cani randagi in giro, c'è assolutamente un'accoglienza e una cura degli animali sia in termini di salute del cane sia in termini di salute dei cittadini, che ci permette di non avere situazioni di degrado, di abbandono e quindi anche di problemi di salute sulla città. Quindi il canile lo riqualifichiamo con un primo lotto, poi ci sarà un secondo lotto e poi io ripeto sempre, il canile è un'occasione non soltanto di sensibilità per chi ama come me gli animali e il cane, ma soprattutto è un ringraziamento sempre al mondo del terzo settore, dell'associazionismo, che ci permette e ci mette in condizione sì di noi di mettere a disposizione la struttura, il mangiare, la sanità, tutti gli operatori, ma l'associazionismo ci aiuta poi a farlo vivere bene, a contribuire poi all'accoglienza. Assolutamente, abbiamo parlato di riqualificazioni, quindi non possiamo esimerci da non chiederle come procedono i lavori per le Universiadi, in particolare al Palavignole. Ci siamo visti in settimana per aver dato appunto il via al restyling della casa della Volalto 2.0, ma anche allo Stadio Pinto, che sta vedendo poi dei lavori belli strong, insomma. Beh, io sono molto felice di questa cosa, ci ho creduto fortemente. Non soltanto sulla riqualificazione dell'impiantistica, la piscina provinciale del Nuoto si sta riqualificando, il palazzetto a Viale Medaglia d'Oro si sta riqualificando, abbiamo sistemato le nostre palestre, ed è partita la riqualificazione dello Stadio Pinto, abbiamo iniziato l'abbattimento della curva sud, poi al di là dei commenti ognuno la può vedere bello e brutto, ma l'importante è discuterne. Il problema era quando non si faceva nulla. Esatto, a me faceva piacere così. Se uno dice mi piace o non mi piace. Il problema prima è che non si poteva nemmeno giudicare, perché di fatto erano opere che non si realizzavano. Così come la riqualificazione della sede della squadra di A2 di pallavolo femminile, al Palavignola, che è partito mercoledì i lavori, così come abbiamo iniziato la riqualificazione di alcuni interventi su Piazza Carlo III, dove faremo la finale del tiro con l'arco. Noi accoglieremo il nuoto, la pallanuoto, il basket, il calcio, ci sono tanti sport, tiro con l'arco, ci saranno tanti sport che verranno fatti nella nostra provincia, ma soprattutto questa settimana abbiamo inaugurato un tavolo importante, perché abbiamo inaugurato un tavolo istituzionale, il comitato a sostegno delle Universiadi, insieme al CONI, insieme ai militari, insieme alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria, all'università, al CUS, al Centro Universitario Sportivo, una serie di soggetti istituzionali. Creeremo i 100 eventi con Storia Patria, creeremo i 100 eventi preparatori alle Universiadi, nella storia, nei musei, negli eventi sportivi, nella conoscenza della città ai tanti turisti che arriveranno. Ricordo a me stesso che per un mese in città avremo 1600 ragazzi che vivranno le Universiadi. Siamo l'unica città della regione Campania che accoglie i ragazzi in città. Napoli li mette sulle navi, Salerno li mette al campus a Fisciano, noi invece li avremo nella nostra città, nei nostri alberghi. Abbiamo creato economia per i nostri alberghi, ma soprattutto creiamo un'economia per la nostra città, perché invaderanno con le loro famiglie le nostre strade, le nostre piazze e frequenteranno i nostri locali. Per questo noi per luglio stiamo anche organizzando il rifacimento di tutti i manti stradali, segnaletica turistica, segnaletica stradale, stiamo creando occasioni perché chi arriva in città abbia un'accoglienza. Ecco, Sindaco, anche perché molto spesso si pensa si sta riqualificando lo stadio, il palazzetto, in realtà è una riqualificazione totale di tutte le aree antistanti. Parliamo dello Stadio Pinto, nascerà una piazzetta, quindi tanti altri luoghi poi di aggregazione, oltre ovviamente al restyling della struttura stessa. Anche al Palavignola, l'abbiamo detto, c'è un progetto enorme con anche un playground di basket all'esterno. Quindi sono quello zone... Quello poi è il secondo lotto. Il secondo lotto che la racconteremo, ci saranno 5-6 playground in città, completiamo la palestra di ginnastica artistica, nasce il secondo palazzetto sportivo a Tuoro, avremo un secondo, come bene ha detto lei, un playground di basket alle spalle del Palavignola. Cioè la mia idea è che intorno allo sport possiamo fare coesione sociale, e gli investimenti di questi 5 anni devono essere intorno allo sport e soprattutto all'impiantistica. Dobbiamo dare la possibilità ai nostri giovani, alle nostre associazioni, alle nostre federazioni di lavorare e di costruire attraverso lo sport la possibilità che i giovani e il lavoro restino nella nostra terra.
Ecco, Sindaco, Caserta si sta un po' riprendendo da quell'ultimo posto in quella classifica della quale parlammo intanto, tanti mesi fa. intanto a dicembre 2018, per fortuna, nel primo anno solare dove veramente abbiamo potuto operare noi come amministrazione, sostanzialmente abbiamo iniziato a guadagnare dei posti nelle graduatorie. È chiaro che va fatto ancora molto, perché guadagnare dei posti significa aumentare il nostro verde, aumentare le nostre piste ciclabili. Su questo ne approfitto per dire che proprio la prossima settimana firmiamo una convenzione con la Regione Campania per una pista ciclabile su Caserta che mette in rete Piazza Vanvitelli con l'Aldifredo, quindi avremo su Corso Giannone una pista ciclabile. Nel prossimo anno nascerà un interessante progetto di partenza anche di sostenibilità ambientale. Allora, ci sono tante cose che creano una città accogliente per poter non solo superare quell'ultimo posto, ma guadagnare quello che è il giusto e legittimo posto della città di Caserta. Esatto, no? Poi sulla classifica, tra virgolette, un po' ci scherziamo perché sappiamo che è stata fatta secondo tantissime caratteristiche, tantissime cose, quindi ne abbiamo parlato poi ovviamente anche in passato. Sindaco, ha nominato anche Corso Giannone, è stata chiacchierata in passato anche un po' la ZTL di Corso Giannone, come sta procedendo la situazione? Allora, intanto l'ho un po' fermata io perché io voglio che la ZTL si faccia bene. La mia idea è che ci sia il piedibus, ci sia il bicibus, ecco perché la pista ciclabile. Adesso stiamo chiudendo un accordo con il trasporto pubblico locale, con una navetta che serva i genitori e i ragazzi per accompagnarli alle scuole. Poi sostanzialmente stiamo costruendo la possibilità di dare ai genitori che hanno i figli in quelle scuole un pass per poter parcheggiare mezz'ora gratuito sulle strisce blu, dopodiché ancora una serie di servizi: chi vorrà andare con le macchine al parcheggio di King House o chi vuole andare alla pista ciclabile potrà alla piscina comunale basterà che i gestori comunicano la loro targa. Stiamo cercando di offrire un pacchetto di servizi, però io vi chiedo solo una grande cosa: seguitemi su questo argomento, perché noi creiamo un polo di sicurezza e di qualità ambientale per i nostri figli. Una domenica al mese facciamo eventi in modo tale che insieme associazioni sportive, associazioni di qualunque genere possa diventare quel luogo un punto di traino non soltanto per entrare nella Reggia ma anche per uscire in città. Corso Giannone deve diventare un punto dell'accoglienza turistica della città, e per farlo questo deve essere la mattina e ora di pranzo messo in sicurezza per le scuole, e la domenica mattina, una domenica del mese, fare la domenica della qualità ambientale. Noi dobbiamo sfidare che le strade, i nostri spazi non devono essere soltanto per essere attraversati, per andare al lavoro, per correre ad andare in un luogo. Dobbiamo anche viverli e aumentare la loro qualità. Ecco perché il bicibus, il piedibus, la navetta, le strisce blu gratuite e soprattutto iniziative e occasioni perché rendano poi economia anche alle attività commerciali della zona. Però non dobbiamo essere conservatori, dobbiamo essere innovatori. Esatto, darsi qualche stimolo in più anche perché, Sindaco, quando si va... Poi proviamoci, io avrò il coraggio di tornare indietro se per caso mi renderò conto di aver sbagliato, col senso di responsabilità. Però nella vita mi hanno insegnato che ci devo provare, non assolutamente essere uno che non tocca nulla così non sbaglio. No, io voglio provarci, voglio sbagliare, ma al contempo anche cercare di fare una cosa giusta. È giustissimo, anche perché quando si va nelle grandi città, anche nelle capitali europee, si dice sempre posate la macchina, i mezzi di trasporto, girate a piedi, vivetela. Fuori lo facciamo, fuori esatto. Lo facciamo. Arriviamo nella nostra città, no, ma noi siamo un'altra cosa, ma perché dobbiamo essere un'altra cosa? Detto questo, io penso anche fortemente che quella ZTL può essere una grande occasione. E dobbiamo soltanto assolutamente avere la possibilità di provarci. Esattamente, proviamoci, parola del sindaco Carlo Marino. Un altro argomento, l'ultimo sindaco da affrontare. Oggi una giornata molto ventosa e si può dire anche un po' nevosa, stranamente, perché ieri veramente c'erano delle temperature caldissime. I cittadini sono preoccupati dalla situazione alberi, quindi verde, in città. Si era parlato di abbattere gli alberi, si era parlato di aspettare, di controllare la situazione singolarmente. Cosa sta succedendo? Allora, a me piace fortemente intanto distinguere il ragionamento. Mi piace fortemente il dibattito su albero sì, albero no, sicurezza no, sicurezza sì. Poi arrivano questi eventi e fanno comprendere, dice, ma forse il sindaco aveva ragione quando voleva mettere gli alberi in sicurezza. Al di là della necessità del verde, se ci sono dei pericoli, i pericoli vanno tolti. Detto questo,
Nonostante la Protezione Civile regionale ieri sera ci segnalasse codice verde, che è un codice assolutamente di non pericolo, noi comunque avevamo invece dei dati che ci allarmavano e già da ieri sera eravamo pronti con una centrale operativa al Corpo di Polizia Municipale, insieme alla Protezione Civile della città, insieme agli operatori dei lavori pubblici, avevamo 4 squadre pronte più quelli dell'Ecocar, quindi quelli della pulizia. Abbiamo avuto il controllo dalla prima ora del mattino di tutti gli avvenimenti che accadevano. In questo momento tutte le strade sono assolutamente percorribili, anche quelle dell'Alto Casertano, quindi sia le strade da Puccianello a Castelmorrone, sia quelle di Casertavecchia, tutti hanno operato in modo continuo e perfetto. Abbiamo avuto anche la possibilità di far funzionare le nostre scuole assolutamente in sicurezza. Anche su questo ogni tanto sento sui social: ma quando chiudi le scuole? Guardate, diciamo, ma se fosse questo vento e questo anche un po' di nevischio, la necessità di chiudere la scuola significa che dall'Emilia Romagna, dalla Toscana al Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte dovrebbero tenere tutti i giorni le scuole chiuse. L'importante è che le istituzioni mettono in sicurezza tutto. Non è accaduto nulla, stamattina i ragazzi sono stati regolarmente a scuola, sono usciti regolarmente, le strade sono perfettamente funzionali. È chiaro che abbiamo un'emergenza che noi gestiamo e, a differenza di tanti altri territori che vediamo per televisione alcuni episodi che non riescono a gestirle, noi siamo invece sempre in grado di gestire le nostre debolezze facendole diventare delle occasioni soprattutto di sicurezza. È chiaro che le prossime ore lo monitoriamo insieme alla Protezione Civile regionale, c'è un allerta meteo sicuramente. Io consiglio solo una cosa, che tanto la trasmissione la vediamo stasera e domani, evitiamo di stare in spazi come piazze, aree verdi, luoghi pubblici, perché c'è molto vento, ci possono essere pericoli e forse è meglio stare, ma non solo poi rispetto alle alberature, abbiamo visto anche che possono cadere tegole, ci possono essere detriti di intonaci che si staccano, quindi facciamo attenzione, cerchiamo di stare a casa. Ottimo avvertimento, noi siamo in chiusura, un ringraziamento particolare al sindaco di Caserta, Carlo Marino, grazie. Grazie a voi, grazie a Teleprima, sempre che mi accoglie, e soprattutto grazie ai nostri concittadini che ci danno la possibilità di ascoltarci. A volte sono d'accordo, a volte no, io lo comprendo, ma questo è il mio ruolo. Ah, ci piace il dibattito, anzi scriveteci le vostre domande, ovviamente le sottoporremo al sindaco. Vi ricordo le repliche domenica alle ore 9, alle ore 15, ci potete seguire sulle nostre pagine social, in streaming su www.teleprima.it, e vi do appuntamento ovviamente a sabato prossimo con Obiettivo Caserta. Buona serata. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.